The Show. Per anni su The Show abbiamo fatto centinaia di scherzi a persone comuni facendovi sorridere. Sì, sorridere prendendo ogni tanto anche qualche schiaffone. Stai scherzando? Ma ora è giunto il momento di farli anche a loro. Ai nostri cari amici VIP. Abbiamo raggiunto alcuni di loro. Dove? Sui social, ovviamente, per fargli provare un'esperienza particolare. Un'esperienza VIP. The Show presenta Scherzi VIP. Very important prank. È arrivato il momento di conoscere i nostri VIP. Lui è Gabriele Corsi ed è il conduttore del programma di scherzi in candid camera Deal With It. Assieme al trio Medusa nel programma Le Iene ha fatto perdere le staffe a Vittorio Sgarbi, guadagnandosi per primo in Italia il titolo di Capra. Oggi, grazie a The Show, capiremo una volta per tutte se Sgarbi aveva ragione. Farid Shirvani è stato uno dei protagonisti di Riccanza, reality di MTV sui ricchi rampolli e la loro vita lussuosa. Sui social si racconta come è appassionato di salamella e basket. Oggi riuscirà a placcare anche The Show? Una delle influencer più seguite d'Italia, Giulia Salemi, si è fatta notare in TV in alcuni reality di successo, come Pechino Express e Grande Fratello. E ne è uscita sempre a testa alta da vincitrice morale. Oggi saremo noi di The Show a farle la nomination. E infine Edoardo Mecca, l'imitatore più famoso dei social, l'uomo dalle 100 voci. Oggi The Show proverà a lasciarlo senza parole. Ma prima di iniziare, lavoriamoci per bene i nostri VIP. Ciao Gabri, ciao. Ma... ti disturbo? Ma va, ma che sono mica tutto scritto. Abbiamo contattato i nostri amici VIP per proporre una collaborazione con un servizio di noleggio di monopattini. Io sono grande fruitore di monopattino. È un servizio di sharing. E per essere più credibili, abbiamo detto alle nostre vittime il vero nome di un brand esistente. Mi hanno appena chiamato da... Qui lo ascolterete ridoppiato come Monopat, che è la società, non so se ne hai mai sentito parlare. Sì, la conosco. Il creatore è un mio amico, era anche il nostro sponsor nella casa del GF. Questo è decisamente un inizio in salita. E stanno cercando degli influencer che gli facciano una copertura social. Non è uno scherzo del che avete per dire a me. No, non è uno scherzo. Molto in salita. Ma noi andiamo avanti lo stesso con il nostro piano. I VIP stanno per conoscere in videoconferenza un rappresentante di Monopat. È una chiacchiera conoscitiva, non so cosa ti chiederanno. Però insomma vogliono solo vedere che tu sia una persona normale. Devono fare il lancio di questi nuovi monopattini, che saranno completamente fatti con materiali riciclati. Quello che non sanno è che dall'altra parte li aspetta un temibile direttore marketing senza peli sulla lingua. Per me quell'Instagram lì non è vendibile. La figura non mi è chiara effettivamente quella che fa, quindi è un po' da boomer essere fuori da TikTok. I nostri influencer supereranno mai la durissima selezione? Ovviamente conosciamo tutti la risposta. Si parlerà di ambiente, tu fatti vedere interessato al tema, cioè non è che devi fare l'ambientalista, tu devi essere te stesso. Non dire è una non dire che dai. Giri. Ma perché? Dai. Perché è uno scherzo? Adesso vedi, lo chiamiamo. Sono fan del buco dell'ozono. Loro sono i nostri VIP. Questo è il nostro very important prank. Eccoci. Ciao. Buongiorno. Eccolo qua, ci siamo tutti. Ciao Farid. Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Edo. Ciao a tutti. Faccio le presentazioni, visto che sono l'unico che vi conosce entrambi. Allora, lui è Michele, si occupa di marketing. Monopat. Sono Michele, lui è Gabriele. Insomma, già conoscerai per fama, per gloria. E per... famigerato, diciamo, non per fama. Non avevo capito che fosse videochiamata, sennò mi sarei dato un attimo un tono, un contegno. Sono in modalità casa. E poi non sono anche i filtri di Instagram qua, la comunicazione, quindi... Monopat. Era lo sponsor alla mia edizione Il Grande Fratello, ed ero la regina del monopattino e tutti se lo dimenticano. La sedicente regina del monopattino Giulia è lanciatissima. Perché feci una caduta epica, andai sul monopattino con un abito lungo col tacco 20. Basterà questo a convincere un cattivissimo direttore marketing? Non crediamo nell'influencer marketing fatto così tanto per fare, ma cerchiamo un storytelling, certo. E Giulia di storytelling ne ha da vendere. Io sono a cavallo tra questi due mondi, mondo web e mondo televisione. E quindi sono molto vera in tutto ciò che dico. Quindi loro lo sanno perché l'ho raccontato sia nella casa sia nella vita reale. Mi sono stato in un momento un giorno dove sono autori che sono in città, che mi hanno cercato, che mi hanno cercato, che mi hanno tra i due, sì, io sono abituata a dire la verità, la verità. E ovviamente non basta. Ma vediamo se gli altri VIP risultano più convincenti. Su TikTok ci sei? No, non ci sono, no. La risposta anche per Corsi è no. TikTok non ci sono e ti dico la verità, quello lo troverei per me sbagliato esserci. Cioè mia figlia sta su TikTok. Sì, beh, infatti ci sta anche Salvini, eh. Dance for me, dance for me, dance for me, oh.
quindi è un po' da boomer essere fuori da TikTok. Hai fatto un esempio che non ho capito se era positivo o negativo. Ci sono anche adulti, perché è importante raccontarsi anche lì. Io ho aperto così, ma per curiosità, semplicemente sì, perché non ti seguivo il tuo profilo Instagram, le prime due foto che vedo sono due foto di gatti. Sì, no, ma perché gatti viene associato un pochettino al mondo un po', perdonami, old. Il target, come puoi immaginare, è sicuramente ampio, però incentrato su una fascia giovane e giovani adulti. Cioè volevo evitare, detta proprio papale papale, di entrare in un profilo che poi magari fa storie da cinquantenne. Ecco a voi la faccia di una ex iena silurato per i gattini da boomer. Proviamo a vedere se la simpatia di un imitatore scioglierà il cuore di ghiaccio del direttore marketing. Ho provato questa cosa delle imitazioni e ho anche, oltre ad Edoardo Mecca, un canale che era il Tamarro di Torino, che è un personaggio che invece faccio già da diversi anni. Devo dire che potrebbe essere un personaggio utile per il servizio. Sì, perché un personaggio positivo in realtà. L'importante è che non sia volgare, ecco, non so come parli. Le parolacce, se sono inserite, o sono mezze parolacce, o devono avere una giustificazione. Oh raga, ma cosa prendete ancora la macchina che è vecchia, che poi va, cioè, consumi, il monopattino elettrico, quanto stile c'ha, cioè, per dire. No, anche questa volta il direttore marketing non sembra colpito. Andrà meglio sui grandi numeri? Alessandro mi parlava che tu avevi una pagina di 500.000 su Instagram, giusto? Allora, ho 650.000 su Facebook. Ah, su Facebook, però su Instagram, perché noi la pubblicità per Instagram ho 115.000. Sei conosciuto? Cioè ti fermano per strada, Edoardo? Scusami la domanda, ma... La domanda che nessun VIP si aspetta. Sì, anche perché il personaggio del Tamarro a Torino è seguitissimo. Fino a testa di eventi mi è andata bene, poi non si sa mai. Cioè, sono conosciuto anche da chi non mi segue, cioè, fondamentalmente, forse. Cioè, è un po' facile. Dopo un incomprensibile farfugliamento tra imbarazzo e orgoglio, l'umiliazione prende il sopravvento. Ma non so che target di visualizzazioni cerchiate, non ho milioni di iscritti, però... No, adesso non è che vogliamo i milioni, non siamo qua a parlare della Ferragni. Per me quell'Instagram lì non è vendibile. Colpito e affondato. E adesso affondiamoli tutti. La figura non mi è chiara effettivamente quella che fa. Cioè il Grande Fratello non so se si sposa benissimo. Volevamo rilanciarci proprio in quel senso, ecco. Tempo comunque da perdere, non... Quindi... È uno scherzo, Ale? Che cosa? I nostri dubbi sono un po' questi, cioè legarci a un mondo forse un pochettino troppo vecchio. I gatti ti hanno steso, questa è la verità, Michele. Quindi cioè, non va bene Gabriele perché è vecchio? Io capisco che i gatti magari sei più uno da cani, però intendo dire. Cioè, va bene. Sembra un po' una figura da boomer. Credo che abbiamo finito, direi, Alessio. Ok. Scusa Giulia, probabilmente non ti vuole perché sei un po' stupidella, credo, da quello che ho percepito. Legarmi a una persona che un po' in là con gli anni, senza capelli, facciamo una brutta figura. Cioè, tu quanti anni hai, scusa Edoardo, se mi permetto? E io ne vado per i 33. Sembrava di più. Forse intendevi un po' No. Ma io non capisco se questo è uno scherzo, Alessio. Voglio essere onesto con te, per me no. È arrivato il momento di venire allo scoperto. Sì, Giulia, è uno scherzo. Però magari la questione del vostro amministratore delegato è ancora in ballo, che sta organizzando la festa per la figlia. Sì, quello si può inserire. Tu, Edo, sai imitare Topolino? Guarda, quello di essere. Sì, guarda, ma siete stati molto bravi. Fino a qua siete stati bravissimi. Dopo che vi siete persi, lì vi siete proprio strapersi, ragazzi. Era su Salvini, su Boomer. Fino a qua eravate andati fortissimi. Ma dopo proprio vi siete persi. Non dovete usare quel termine di paragone lì. Avevo Alessandro che mi scriveva: vai più ancora. Sì. No, ma allora, senza capelli, la cogliere mi veniva da dire: ma lo so, è vero. Infatti... Avete beccato l'unico che non sto su TikTok. Non faccio dirette perché ne ho fatta una, mi sono rotti i co subito. Basta.
Ma quando vedi, io ti giuro, io dico il The Show, ma subito, te l'ho detto prima. È uno scherzo, è uno scherzo. Oh, quando me lo mandate il monopattino? Ah, e non ci siamo dimenticati di Farid, solo che ci ha sgamati in partenza. Neanche 2 minuti fa mi sono visto sto video. Ma dove vai a fare in c***o? Dove lui puntualmente? Ma l'ho visto 2 minuti fa, te lo giuro. Ciao Ale, di la verità Ale, tu eri quello che io credevi che io ci sarei cascato alla grande. No, lui ha una bassa considerazione di me, che è giusto perché non è che sia molto alto. No. Questo episodio di Very Important Prank finisce qui, ma noi abbiamo realizzato altri scherzi ai VIP. Iscriviti al canale, lascia un like, perché a 150.000 like arriverà un nuovo episodio di Scherzi VIP, Very Important Prank.